Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel terzo episodio di Assassin's Creed Odyssey, l'eredità della prima lama. Nello scorso episodio abbiamo aiutato Cleta, della città di Bura, con alcuni problemi che aveva, e abbiamo scoperto anche che sua figlia è la Tempesta, che guida appunto l'ordine della Tempesta, secondo di quello che c'è scritto nel gioco. E fatto quello abbiamo aiutato anche un altro suo amico a ottenere le sue navi, le loro imbarcazioni, e adesso dobbiamo recarci qui a Patrasso, appunto questo villaggio, per incontrare Nataka. Anche se questo posto sembra leggermente sorvegliato, quindi se io entro succede qualcosa, mi attaccano? No, ok. Vediamo cosa ha da dirci Nataka. Eccolo qui. Perché non parlano quando si vedono questi Guarda, due? una dimostrazione delle armi. Questa è la tempesta. Ah, è la donna del trailer, ok. Io credevo No, fosse la non ti variante attendevamo, femminile. Tempesta. Le mie armi, luogotenente. Dove sono? Credevo fosse la variante femminile della figlia di Sono Daris. installate, ma non collaudate. Fate fuoco. Ma non sono pronte. Fate fuoco. Tu, resta qui. Fuoco! Fuoco greco. Oh. Comunque questa è una navona, cioè un galeone, cazzo. Ah no, era solo prospettiva, ok. Mi sembrava molto più grossa di quanto non fosse. Sistematele entro domani. Sì, ammiraglio. La Scilla attende il mio ritorno, ma prima ispezionerò il vostro lavoro ai cantieri navali per vedere altre prove della vostra inettitudine. Muoversi! Bella cazzuta. La tempesta. Sarà dura, specialmente se faranno funzionare l'arma. Non riescono nemmeno a farla funzionare. È solo questione di tempo prima che ci riescano. Dobbiamo fare qualcosa. Parli come se avessi un piano. Dobbiamo seguirla. Se mettiamo fine a tutto subito, è la cosa migliore. Dobbiamo prenderla. Andiamo al cantiere navale. Non è lontano. Andiamo. Quello? Vabbè. Allora, lui ci segue? Ah, che figo. Mio Mi padre ricorda andò a molto vendere le Brotherhood. nostre O merci a Delos. Non poteva già comunque essere tornato. È in i pericolo. videogiochi di Ci Ezio, della risparmiamo. trilogia di Ezio, dove c'erano spesso personaggi che ti seguivano. Ah, questo qua è il rifugio di Darius. Ok. Dopo questa missione probabilmente ci faremo un salto. Che succede qui? Ok, siamo arrivati. Il cantiere. Ah, Mi dai ok, l'ecce per venire più dobbiamo facilmente. cercare gli indizi. Pensavo peggio. La donna che comanda, la conosci? Io non so nulla. Ti prego, lasciami stare. Allora, ragazzi, una volta giunti qui c'era da cercare qualche indizio. Da questa zona fino a giù in fondo per quel vialetto. E l'ho tagliata quella parte perché è noiosa, cioè non ho trovato nulla. Cassandra non era interessante, non c'erano dialoghi con personaggi, quindi nulla. E quindi adesso sentiamo che dice Nataka. Non ho trovato la tempesta. Ho trovato questo.
L'ordine sospetta che siamo qui, Nakaya. Hanno incaricato la tempesta di trovarci. Siamo caduti in trappola. Mio padre deve sapere tutto. Presto! Ci stanno seguendo. No, ci stanno braccando. Là, il magazzino. Attiro la loro attenzione e mi nascondo. Tu pensa al resto. Sì. Crea confusione e vai verso il magazzino. Io resto qui e vedo quanti sono prima di procedere. Sei pronto? Come hai potuto? Io ti amavo! Oh. Sei un mostro! Vattene! Ma però io ha gradito, eh? Meglio nascondersi. Ecco, sono quello che temevo. Devo limitarmi nel fare le... No, perché ho... vabbè, ho interrotto la combo finale. Devo limitarmi nel fare le ultra, perché poi il controller sennò pare che esploda. Che era quella? Che cosa ha fatto? Nasaka, stai fermo? Stai fermo, Nasaka. Ah, questo lo... Ok, ci dobbiamo parlare probabilmente poi. Mori! Ok, abbiamo fatto fuori tutti. È finita. E adesso sentiamo cosa da dire all'uomo che ci braccava. Dimmi dov'è la tempesta. Che cosa hai in mente? Sta costruendo un'arma da installare sulla sua nave, la Scilla. E ha isolato l'intera Akaya per trovarti, ombra dell'Aquila. Non puoi più sfuggire. La Scilla farà a pezzi la tua nave. La sua flotta ti distruggerà. Oh! All'Altair. Vai, vado da tuo padre. Poi ti raggiungo al nascondiglio della nave. Se la tempesta ci sta cercando, allora distruggere la sua flotta attirerà la sua attenzione. Brutale! Mi piace. No, che vuoi, oh. Bene, ragazzi, allora. Piccolo taglio dopo la scena. Visto che dovevamo prendere il largo. Per cui... Dove andiamo? No, ad affondare queste navi, principalmente, Barnaba. Allora, io farei prima quella laggiù che è isolata. Muoversi! Dicevo anche nello scorso video, sono abbastanza contento che abbiano introdotto un po' di elemento navale, perché nel gioco basilare ha scarseggiato veramente tanto. E mi aspettavo già di fare una missione navale nella missione precedente, invece no. Infatti l'avevo pure detto. Ora sicuramente stiamo andando in un molo, prenderemo la nave, andremo a fare un po' di stragi in mezzo alle geo, invece no. Però lo facciamo adesso. La navigazione è sicura. E sono anche curioso di vedere il fuoco greco, perché a breve ovviamente lo otterremo pure noi, se è visto nel trailer. Forza coi remi! Così andiamo! Nemici in arrivo! Preparatevi! Sotto la nave! Eppure questa ce la sono tolta dalle scatole. Ora non abbiamo. Rimasta l'ultima. Tenetevi forte! Allora questa, se riesco, la sperono centralmente. Pronti a combattere! Oh sì.
Olè. È possibile andare più veloce, comandante? Colpite con le lance! Ora! Perfetto. Questa è andata. Mi dice che non era l'ultima battaglia che questa nave affronta. Ah, vero, li devo proprio affondare del tutto, ok. Aumentare la velocità. Non basta lasciarla immobilizzata. Vabbè, a posto. Una flotta notevole, tempesta. Non proprio. Abbastanza facile. Vabbè, e questa era la fine della missione di prima, ok. Ma visto che era stata una missione abbastanza veloce, direi di andare a fare anche quella di Darius, che è proprio qui appena attracchiamo, tra l'altro. Quindi attracco e ci vediamo al suo nascondiglio. Allora ragazzi, siamo arrivati al rifugio di Darius. Rido perché è la terza volta che ricarico il salvataggio per arrivare qua, perché per un motivo o l'altro devo ricaricare il salvataggio. La prima volta mi si è frizzato il gioco, la seconda volta mi si è chiuso il gioco e poco fa invece non so per quale motivo non avevo lo stato offline sull'Xbox, cioè il non disturbare, e mi continuano ad apparire notifiche a schermo, quindi mi ha triggerato come cosa e ho preferito ricominciare. Detto questo, direi di entrare e sentire cosa vuole Darius, perché non l'ho sentito neanche io, non ho avuto modo. E lì c'è un altro mercenario. Oddio, scusa Darius. Ti prepari per qualcosa? Bene, eccoti finalmente. Dicevi che in Achaia sta per succedere qualcosa di grosso. L'ingegnere capo della Tempesta sta sviluppando una nuova arma. Io e Nataka l'abbiamo vista collaudare l'arma al porto. Non funziona ancora, ma quando sarà pronta sarà un problema. Sta cercando di lasciare la Caia. Se vuole fuggire, forse possiamo convincerlo ad aiutarci a sconfiggere la Tempesta. Sta partecipando al simposio dei costruttori di navi al teatro qui in Achaia. Andrò immediatamente al teatro. Pare che si parli di un progetto, un'arma segreta per la Tempesta. L'ingegnere capo dovrebbe avere altre informazioni a riguardo. Sembra semplice. Rispondono alla parola d'ordine, sono l'araldo di Poseidone. D'accordo. L'ingegnere capo è tra i partecipanti. Trovalo. Quella lama significa molto per te. Da dove viene? L'ho forgiata io stesso. Ma per me è molto più di una lama. È una scelta. Serve abilità per avvicinarsi così tanto. Ah, è quello il punto. Bellissimo. Cosa sai della Tempesta? Essere stato a Morghe a traviarla. Non conosco la Tempesta, ma Morghe è capace di tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ha sempre e solo avuto una cosa in mente, la prosperità della Persia. A qualunque costo. Cosa ti ha convinto ad aiutare gli sfollati, Dario? Nataka ha un grande cuore e io voglio incoraggiare la sua bontà. Ma appena avremo finito, lasceremo il mondo greco una volta per tutte. Città, non credo proprio, perché ci sarà un terzo episodio, per cui... Vado al teatro a cercare l'ingegnere capo. Anni popolo non esti in orano. Sembra il posto di cui parlava Dario. Anche se vi ringrazio di essere venuti, mi riferisco alla nobile tradizione greca di costruzione delle navi. In questo meraviglioso teatro storico, costruito nella prosperosa Achaia. Sono l'araldo di Poseidone. Sì, e io sono la meretrice di Era. Come sarebbe cosa? Vattene, sto facendo un lavoro serio qui. Siamo noi, i greci. Vabbè. Secondo me è lui. Sì, è lui. Sono l'araldo di... Idiota. Cosa? Non sei un araldo, ma un idiota. Ti ho sentito infastidire tutti fin da qui. Chi ti ha parlato di... Tutti. Un mio amico si è informato su di te. Sappiamo che puoi lasciare la Caia e noi possiamo aiutarti. Ah, un'offerta del genere di solito nasconde delle condizioni. Non stavolta, te l'assicuro.
Beh, se fosse la tempesta, mandarti sarei già morto. Mi serve un modo per sconfiggerla. Come quella tua arma. Il soffio della chimera, la mia creazione migliore, ma anche il mio più grande rimorso. Sono fuggito prima che mi costringesse a completarla. Senza il mio aiuto, non funzionerà mai come dovrebbe. Parlami di quest'arma segreta. Che cosa fa? È progettata per avvolgere le navi nemiche in un turbinio di fiamme. E funziona alla grande. Il difficile è l'installazione. Se non avviene correttamente, l'arma si ritorce contro chi la usa, in modo orribile. Hai lavorato per la tempesta. Cosa mi puoi dire di lei? È una persona spietata e insensibile. Ma la cosa più inquietante di lei è la sua genialità strategica. Difficile trovare un comandante più abile. Hai detto che vuoi fuggire dalla Caia. Hai un piano? L'unico modo per andarsene è sconfiggere la tempesta. Credimi, le ho provate veramente tutte. Quella è mia moglie. Ho messo in pericolo anche la sua di vita. Rischi grosso condividendo i tuoi segreti con me. No, io scommetto su di te per sconfiggere la tempesta. Trova i progetti e installerò il soffio della chimera sulla tua nave. Con la mia arma potrai distruggere la sua flotta. Devo assolutamente fare qualcosa per redimermi. È tipo Leonardo di Brotherhood, praticamente. Se il soffio della chimera è potente come dici, ti sarà molto utile. Quando avrò finito, la tua nave potrà sconfiggere la Scilla. Allora, dove trovo i progetti? Li ha il comandante della flotta della tempesta. È a capo del blocco navale. Nel frattempo io mi metto al lavoro. I progetti sono scritti in modo che solo io possa leggerli. Ma mi servirà un po' di tempo per decifrarli. Ci rivediamo ma qui quando... Ma se li hai fatti te, come, che vuol... cioè non ha senso che li devi decifrare se li hai fatti te. E come quando è arrivato? Mi chiedevo come avremmo affrontato il blocco navale. Me ne occuperò. Ma che... Ok, non... vabbè. Un fantasma, Darius. Allora... Perfetto. Ci sono tre. Aspetta solo di provare. No, voglio mirare quell'altro. Non posso più mirare quell'altro. Devo aspettarmi se arriva una barra e li ammazzo, eh. Sperando di shottarli tutti. Vabbè. Il progetto ah, pure lui. Soffio della chimera. Perfetto. Devo tornare al teatro. Adoro quella mossa, cioè è utilissima. Bene ragazzi, piccolo taglio qui perché durante il combattimento che state per vedere ho dovuto fare delle foto a Darius, per forza, con la photo mod, perché ha uno stile di combattimento pazzesco. Quindi io già so cosa succederà adesso, però ecco appunto questo. Dovevo fare delle foto. Quindi ho ricaricato il salvataggio e niente. Guardate ragazzi, prima l'ingegnere in fuga e ora l'ombra dell'aquila. Una fortuna sfacciata. Io non la chiamerei fortuna. Oh, guarda chi ha deciso di farsi vivo. Uccideteli, uccideteli entrambi! Oh.
Allora, avete visto Darius di cosa è capace? È veramente pazzesco. Comunque, ok, ho ricaricato il salvataggio e ho fatto questa parte qui. Spero che nessuno ti seppellisca. Una lancia. Ah, dobbiamo parlare con lei. La vedova. La tempesta è più scaltra e cauta di quanto pensassimo. Dobbiamo avvertire gli altri, potrebbero essere in pericolo. Chiederò a Barnaba di dare un'occhiata ai progetti. In ogni caso, non perdiamo tempo. Torniamo nell'ombra. Vabbè, fantastico, Darius. Oh mio Dio, cos'era? Devo andare da Nakaka. Addirittura. Bene, ci siamo tutti. Abbiamo ultimato i preparativi. Ora dobbiamo solo portare via gli sfollati dalla Caia. La tempesta sta facendo installare il soffio della chimera sulla Scilla. Ma ora anche noi abbiamo l'arma. La tempesta non saprà cosa l'ha colpita. Senza il soffio della chimera non ha speranza. Dopotutto io sono l'araldo di Poseidone. Cosa? Coglieremo la tempesta di sorpresa. Io e Barnaba attaccheremo dal mare. Rendere inoffensiva la Scilla usando il soffio della chimera è la migliore possibilità che abbiamo. Le navi mercantili. Il diversivo dovrebbe dargli il tempo di andarsene. Io e Nataka ci assicureremo che tutti siano a bordo delle navi e la nostra opportunità per lasciare la Caia. Dario ha ragione, Nataka. Dovete imbarcarvi su quelle navi, tutti e due. È la vostra via di fuga. Che cosa ne pensi, Nataka? È l'unica possibilità. Dovete sfruttarla. Lo faremo. Fino ad allora ci servirà un posto dove stare, uno che non generi sospetti. Conosco il posto giusto. Una casa sulla collina, vicino a Dime. Andiamoci subito. Che no, sai. Spero che non sia una cosa dove dobbiamo andarci manualmente noi, ma ci faccia riapparire subito lì ora. Perché voglio finire questo video. Perché penso che siano veramente ore, tipo 2 ore di registrazione. Ormai. Ah, meno male. Guarda che posto. Apparteneva a un mio amico. Ha cercato di fuggire dalla Caia, ma non ce l'ha fatta. Devo andare a preparare gli altri. Ci vedremo presto. C'è qualcosa in questo posto che... È un bel posto. Mette tranquillità. Già, peccato che non resteremo a lungo. Quindi, cosa farete dopo? Immagino continueremo a fuggire, come sempre. Almeno c'è del vino. Almeno c'è del vino. Oh, senza ca... Sono cresciuto così. Sul serio? Tuo padre
Ha delle abilità uniche. Sì, ma dal punto di vista umano fatica ad aprirsi. Difficile stringere amicizie per quelli come noi, che corrono da un luogo all'altro. Però ci siamo incontrati. All'amicizia. All'amicizia. Fighissimo Darius senza cappuccio. Malaka. Malaka. Ricordi quando ci incontrammo in Macedonia? Mangiammo cinghiale sotto le stelle. Per la prima volta da molto tempo mi sono sentito a casa. Non mi è mai più successo. Fino a stasera. Allora godiamoci la serata. Devo raggiungere Dario e gli altri. Gli sfollati saranno già ai moli. Allora, io direi che per questo video può finire qui. Questa scena finale sarà molto carina. E comunque sì, è palese che loro due si metteranno insieme. E penso a questo punto avranno anche un figlio, una figlia. E niente. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, commentare, condividere il video se volete, seguirci sui nostri social Facebook e Instagram principalmente. E niente, noi ci sentiamo a un prossimo video. Ciao a tutti!